Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora oggi un video mi preparo con voi. Devo andare a pranzo a casa del mio fidanzato, quindi mi voglio sistemare questa faccia che è un pochino stanca. E ne approfitto così registro un video e parliamo un pochino. È un bel po' che non faccio un video del genere. Cosa sta succedendo nella mia vita? Perché vedete con sempre più rarità video sul mio canale. Allora, è da 3 settimane che ho iniziato un lavoro in un call center tecnico, quindi ovviamente ho dei turni un po' particolari. Per esempio, ieri sera ho finito alle 11 di sera, sono tornata a casa che erano le 11 e mezza, ho dovuto scendere a Milì e dopo praticamente sono morta sul letto. Mi sono messa a vedere La sposa cadavere che adoro. Ieri sera era Halloween, non so quando riuscirò a caricare questo video perché c'è poi anche la difficoltà nella lavorazione di video e il tempo che scarseggia. Però stavo dicendo, ieri sera era Halloween, io ho lavorato fino alle 11 e poi praticamente sono tornata a casa morta, distrutta e mi sono messa a vedere La sposa cadavere e me ne sono andata a letto. Questa è la novità più importante, senza ho iniziato a lavorare. Al momento faccio 30 ore settimanali di lavoro spalmati su 5 giorni, quindi sono 6 ore di lavoro giornaliere. Al momento non mi stanno pesando, a parte, vabbè, gli orari un po' particolari, però nel contempo mi piace come lavoro. Ho sempre lavorato a contatto con il pubblico, di solito era un face to face quando facevo, non so, la promoter, l'hostess, o l'anno scorso quando ho lavorato come ausiliare del traffico, bar, anzi no, era un assistente alla mobilità. Comunque lavoravo a contatto col pubblico durante il periodo delle Luci d'Artista, una manifestazione che si fa qua a Salerno da diversi anni ormai. E quindi è un lavoro che quando devo parlare con le persone non ho difficoltà. Quindi diciamo che me la sto cavando. Secondo i parametri del call center ho ancora tempi altissimi, ma sinceramente ho visto persone che lavoravano tenendo i tempi bassi e arronzavano e poi le persone tornavano a chiamare, quindi a volte è sempre meglio spendere qualche minuto in più invece di far arronzare il cliente che poi prende e deve richiamare incazzato e te lo devi sorbire incazzatissimo. Quindi questo io l'ho detto anche a quelli che sono superiori a me, che stanno al call center. Mi hanno dato ragione, però mi hanno detto tieni i tempi bassi, sì, vabbè. Comunque, in questo momento in cui io sto registrando, voi state ancora vedendo sul mio canale che sto caricando dei video precedenti a questo periodo. Sono video che ho registrato nei momenti di disponibilità, quando ho fatto un corso di un mese per questo lavoro. Praticamente ci hanno rinchiuso per un mese in un'aula a studiare come lavorare. È stato divertente perché l'aula di formazione era simpatica, i ragazzi erano super. La ragazza che ci ha fatto il corso è una persona molto disponibile, gentile, però ovviamente facendo 5 volte a settimana un corso di 8 ore, la giornata finiva là dentro. Anche se tornavo a casa non era abbastanza decente verso le 6, ma ero praticamente distrutta. Quando avevo la faccia migliore, ho registrato qualche video che state vedendo in questo periodo. Li sto caricando con più difficoltà perché ovviamente si deve lavorare un video e non è, prende un pochino di tempo per la lavorazione, però ne ho fatti qualcuno che al momento li sto caricando un po' alla volta. Poi, cosa sta succedendo più? È iniziato anche il campionato di Serie C in palestra, pallavolo. Le prime due partite sono andate male, nel senso che le abbiamo perse, ma la terza abbiamo vinto 3-1.
sento rumori strani che vengono da fuori. Bellissima, bellissima partita, a parte il primo set, però per il resto è andata molto bene. Abbiamo giocato anche la prima fase della Coppa Campania, che sarebbe tipo la Coppa Italia per la Serie A di calcio. Quella è andata male, nel senso che non abbiamo passato il primo turno, però ho giocato e non sono partita titolare in ogni partita, però poi il mister mi ha messo a sostituzione della centrale titolare e una partita è stata bellissima. Sono entrata, c'era un umore nero con tutte le mie, una faccia delle mie compagne erano praticamente nere dalla rabbia. Sono entrata, non voglio dire che è stato per merito mio, però abbiamo vinto la partita. È cambiato proprio lo spirito all'interno della squadra. A volte basta anche un piccolo cambiamento per ridare vitalità a una partita che sembrava persa. Lo dico sempre, la pallavolo è fatta di 12 elementi, 13 più il mister. Le sette titolari possono anche sbagliare l'approccio, a volte basta cambiare, anche se è forte quella che sta in campo, con una più debole che sta fuori, ma che in quel momento ha uno spirito differente rispetto a quella che stava in campo. E a volte si vincono le partite perché si sistema un po' lo spirito e quindi poi si riesce ad affrontare meglio i restanti set. A volte lo spirito non basta perché l'avversario è comunque forte. Quelle volte che sono entrata è andata bene, nel senso che poi abbiamo vinto la partita, è stata una bella soddisfazione. Per chi non è titolare, avere l'opportunità e poi far vincere la propria squadra è una bella cosa. Questa estate è stata un'estate diversa dal solito, nel senso che non avevo, anzi un pochino uguale a quella dell'anno scorso, forse ho fatto più mare quest'anno, non lavorando e non studiando ho avuto la possibilità di andare spesso a mare, anche se io ce l'ho sotto casa, quindi siamo andati diverse volte al mare quest'anno, sono riuscita anche ad avere una bella abbronzatura, che soddisfazione, io cadaverina con un po' di abbronzatura, carino. Poi abbiamo frequentato una coppia di amici che rispetto ai miei amici che frequentiamo di solito sono molto più attivi e comunque non dicono mai di no a uscite differenti rispetto alle uscite canoniche. Quindi ci siamo spostati, abbiamo fatto un po' di turisti e ci siamo divertiti. Siamo stati, non so, a Pompei, quando hanno aperto gli scavi notturni, quindi tutti illuminati, erano carini, anche se il percorso è molto ridotto, però vedere gli scavi con delle installazioni luminose particolari, le vedi sotto una luce nuova, e diverse, sono affascinantissimi. Poi siamo stati, non so, a Napoli, si chiama Capodichino? No, aspettate, la Reggia di Capodimonte, non so, Capodichino, la Reggia di Capodimonte, che pure è stupenda, c'è un parco di cui una zona è molto tenuta, tipo giardino all'inglese, e un'altra parte invece è molto più, vorrei dire poco... poco curata, ma non è così, perché poi alla fine è curata, però dà quel sentore di giardino incantato, che da un momento all'altro potrebbero uscire, non so, fate, eccetera, è stupendo, ve la consiglio. Se vi trovate a Napoli, datevi a fare un giro, perché è molto bella, veramente. Poi siamo state per due weekend al mio paese, a Picerno, per due occasioni, tra virgolette, mondane. La prima volta facevano, vabbè, delle sagre sulla salsiccia e la carne di maiale, perché il mio paese è famoso per le salsicce di Picerno, per me sono le più buone.
E quindi siamo stati per questa occasione, poi siamo tornati per l'occasione della festa dei briganti, perché 1800, 1700, ignoranza completa, molti briganti che combattevano per la libertà del sud contro i Borboni erano di Picerno. Quindi ogni anno fanno la manifestazione storica, si cucina. Poi se mio, ogni festa è un'occasione per mangiare. Quindi sì, hanno cucinato, non so, piatti, della tradizione contadina che io conosco e mangio su base quotidiana, perché comunque la cucina di casa mia è molto legata alle tradizioni del paese di origine dei miei. Però è stato bello, non so, ascoltare della musica contadina, non la taranta, le tarantelle della tradizione lucana sono bellissime, mi piacciono tanto queste occasioni. È stata anche un'occasione per vedere vecchi amici che non vedevo da un po', pure quello mi è piaciuto. Ne abbiamo approfittato e siamo stati ai Sassi di Matera, che io non c'ero mai stata. Infatti, beh, faceva un pochino caldo, però sono veramente molto belli. Non siamo andati nella parte preistorica, perché praticamente Matera è costruita su una specie di canyon. Da un lato c'è su Matera nuova e giù i Sassi di Matera. Dall'altro lato di questo canyon ci sono delle grotte dell'epoca preistorica che pure mi piacerebbe visitare. Anche perché io quando ero piccolina ero molto appassionata di paleontologia. Lo so che non è proprio cioè, il paleontologo studia oddio, i dinosauri e tutto ciò che, però la preistoria mi ha sempre affascinato. Poi quando ero piccola, non so se voi lo vedevate, io adoravo Super Quark, il momento in cui Alberto Angela faceva c'era il pezzo di Alberto Angela, che più delle volte era a metà tra storia, antropologia culturale, ed era un pezzo del programma che mi piaceva tantissimo. Tante volte tornavo a casa, tipo io lo facevano il venerdì avevo sempre allenamento, tornavo a casa di fretta e furia, perché mi dovevo andare a vedere Alberto Angela. All'epoca non c'era la possibilità di andare su internet e vederlo in on demand, e quindi io facevo le corse per tornare, dicevo a mamma: mamma, muoviti che mi devo andare a vedere Alberto Angela. Quella santa donna di mia madre mi assecondava nelle mie follie. Che per quanto riguarda Alberto Angela, 2 anni fa, sì, qua a Paestum, lo andai a sentire in una conferenza che teneva qui al parco a Paestum, durante, non mi ricordo come si chiama, la borsa turistica. Vabbè, comunque ha tenuto una conferenza su Pompei di 1 ora, ma vi giuro ragazze, io non mi sono annoiata un istante. Ha tenuto la sala viva per tutto il tempo, è stata un'esperienza bellissima. Io, avendo fatto l'università, sono abituata a rimanere concentrata per più ore, ascoltare una persona che parla. Le lezioni universitarie, vabbè, durano, la durata è comunque più lunga, sono almeno un paio d'ore. Ovviamente di solito c'è la pausa quando scatta la prima ora, però vedere, sentire la passione che ha Alberto Angela per questo argomento, perché comunque studia e fa ricerca su Pompei da almeno 15 anni, ha scritto diversi libri e, se non erro, è uno dei promotori dei lavori di ristrutturazione, si dice, sì, che stanno facendo di recente agli scavi di Pompei. E io poi sono innamorata persa di Alberto Angela da piccolina. E io stavo dicendo di Matera, quindi mi piacerebbe anche andare a visitare la zona, il versante
preistorico. Comunque la parte degli scavi, no, degli scavi, dei sassi dovrebbero datarsi, di preciso non mi ricordo. No, al momento non mi riesco a ricordare la datazione precisa dei primi sassi da quest'altro lato, diciamo nella parte nuova. Però sono bellissimi. Questo bianco, ci siamo andati ovviamente con il sole a picco, siamo trovati a mezzogiorno là. Questo bianco dei sassi, beh, proprio bello. Un'atmosfera stupenda. Un caldo dei pazzi, ma un'atmosfera stupenda. Quest'estate abbiamo gironzolato abbastanza, volevo andare anche a Ercolano che pure fanno la manifestazione degli scavi illuminati di notte, ma non siamo riusciti ad andare, vabbè sarà per il prossimo anno, tanto gli scavi stanno là e nessuno li tocca. Comunque i miei compagni dell'anno scorso che hanno fatto con me gli assistenti alla mobilità, quest'anno ricominciano, oggi ricomincia il primo giorno. Io non ho potuto accettare lavorando a Battipaglia, non o l'uno o l'altro, perché ovviamente sono due contratti che non coincidono, non si possono fare entrambi. Comunque li andrò a trovare sicuramente in strada. L'anno scorso si era formato un bellissimo gruppo di lavoro, veramente è stato bello. Ci siamo congelati, ovviamente lavorando in strada muori congelata, stare 8 ore. Così in strada, ovviamente torni a casa che hai tutte le ossicine congelate. Però è stato divertente. Poi cosa è successo? Vi devo raccontare la mia disavventura con il parrucchiere. Allora, io sono vado dal parrucchiere se mi va bene una volta all'anno perché mi scoccio stare dal parrucchiere. Quindi io ne approfitto poco dopo l'estate, di solito a metà ottobre. Mi vado a tagliare i capelli e poi sto a posto per un anno. Il parrucchiere non mi vede più. Ritorno a fare qualcosa per i capelli da una mia amica che è parrucchiera e mi fa i colpi di sole, le mesh più uguali al mio colore naturale, cioè me li schiarisce soltanto. È l'unica che le riesce a fare, riesce a ricrearmi il colore che io avevo da bambina, quindi vado sempre da lei per quello. Per il taglio cambio sempre perché ovviamente di anno in anno possono ricordarti di te e quindi ne approfitto pure per provare cose nuove. Come si dice? Parrucchieri nuovi. L'anno scorso andai da un parrucchiere del merchandising, no, merchandising, non si dice così, del franchising, ho sbagliato, di 9,90, quindi praticamente quasi tutto. Ogni tipo di lavoro che ti fanno sui capelli dovrebbe costare 9,90 euro. No, sì, 9,90 euro. L'anno scorso mi fece i capelli in modo impeccabile, erano stupendi. Mi avevo detto che io non sono molto brava, scusate il telefono, non sono molto brava a sistemarmi i capelli da sola, il più delle volte. Oddio, quanto odio mettere la matita sotto qua. Il più delle volte li asciugo con un po' di spuma e il diffusore per far uscire i boccoli, ma poi mi passo la piastra così di tanto in tanto, ma non faccio nulla di più perché non sono in grado. Tante volte sistemo i capelli con qualche forcina per evitare di doverli asciugare e mettere in piega. E allora mi fece un taglio semplicissimo, la riga al centro, tutti scalati, dietro scalati. E io riuscivo a usare il diffusore con la schiuma e i capelli mi venivano bene. Riuscivo a farli lisci perché era facile, riuscivo a girare se volevo le punte di qua e mi sono trovata benissimo. Quest'anno ho fatto vabbè, cambiamo. Mi piace sempre cercare cose nuove. Mia mamma mi aveva consigliato un parrucchiere dove era andata lei le ultime 2 volte e si era trovata bene, ho fatto vabbè. Tentar non nuoce, i capelli poi crescono, se si sbagliano alla fine crescono, non c'è problema. Sono andata, vabbè, la volta che ho tentato di andare,
No, noi il sabato lavoriamo solo su appuntamento. Allora mi sono presa l'appuntamento. Sono andata a farmi i capelli. Uscita da là sembravano eccellenti. Anzi, no, prima di prendere l'appuntamento ero ritornata a chiedere pietà al parrucchiere dell'anno scorso. Ti prego, i miei capelli fanno schifo e mi devi aiutare. Non li taglio da un anno, li hai tagliati l'ultima volta. Dobbiamo fare qualcosa. Eppure lui era pieno e dovevo andare su appuntamento. E ho preso l'appuntamento su quello che mi aveva consigliato, da quella che mi aveva consigliato mamma. E sono andata. Quando sono uscita da là, dopo la taglia, il taglio e la messa in piega, erano stupendi, mi piacevano, la ciocca laterale, qui belli sistemati, la piega era stupenda, mi piaceva veramente tantissimo. Primo shampoo che ho fatto io, dietro la, come si chiama, la, oddio, la scalatura tutta storta e tutta sbagliata. La ciocca stava qua, poi i capelli che proseguivano qua, che contornavano il viso, senza forma, sembravano le orecchie di un cocker. Io adoro i cagnolini, ma non vorrei mai avere le orecchie di un cocker. Incazzatissima, mia mamma fa: no, non puoi stare così, devi tornare a tagliartele. Fa: ma io però da quelle non ci vado più, perché dopo che mi hai fatto sto lavoro, io con sto Kaiser che mi vedi più, manco per una piega. E allora non ci sono andata. Ho preso appuntamento da quello dell'anno scorso. Sono andata, sì, lui si chiama Valerio come il mio fidanzato. Ho fatto: scusami Valerio, ma sono andata a farmi i capelli da un altro parrucchiere e mi hanno fatto una chiavica. Guarda qua, ti prego, sistemami i capelli. Con santa pacienza, scusate, non guardate l'occhio perché so che è disgustoso. Con santa pacienza me li ha sistemati. Ovviamente dopo lo shampoo, la piega, il taglio, i capelli erano bellissimi, però ieri ho fatto lo shampoo, dopo li sciolgo per sistemarli, ve li faccio vedere. Anche asciugati alla cappa di Kaiser hanno una forma. Quindi, tutta un'altra storia. Gli ho fatto la battuta al parrucchiere che ora sarà il mio parrucchiere. Ho fatto: il mio fidanzato si chiama come te, devo fare questa battuta altrimenti mi rimane qua. Non si tradisce Valerio. Lui mi fa, sia il, mi fa la domanda: sia il fidanzato che il parrucchiere? L'ho guardato alla fine, specialmente il parrucchiere. Vabbè, ci siamo fatti anche due risate. Ah, oh, mannaggia. Ok, ora di cosa parliamo? Diciamo, queste sono le novità più importanti. Allora, proseguiamo con le serie TV. Ormai proprio è. Anzi, facciamo prima i film. Sì, facciamo prima i film. Allora, novità sui film. Sono stata di recente al cinema a vedere Pets, perché avendo un cagnolino, avendone avuto anche un'altra, quando vedo animalini che parlano e sono allegri e simpatici, ovviamente devo andarmeli a vedere. Perché mi immagino che sia Maggie prima che Amelie ora, quando noi non stiamo a casa, fanno i festini, sì, me lo immagino, è più forte di me. Quindi siamo andati a vederlo e ve lo consiglio, mi sono fatta tante di quelle risate, ma tante. A un certo punto stavo con la pancia in mano, siamo andati io e mio fidanzato e la solita coppia di amici. Ci siamo messi io e la mia amica, poi i fidanzati laterali. Ci siamo morti da ridere. A un certo punto ci sentiamo solo nella sala. Era troppo bello. Poco prima, le settimane precedenti, abbiamo fatto un full immersion nei cartoni animati di recente, che parecchi non me li sono visti, gli ultimi non me li sono visti al cinema. Quindi abbiamo visto Inside Out, è così il titolo, non mi ricordo, quello dei sentimenti, che uscì l'anno scorso, se non erro. Ma è proprio carino, mi è piaciuto tantissimo. Tristezza mi fa una tristezza esagerata. Bellissima. Comunque, poi ci siamo visti Zootropolis? Sì, Zootropolis, che pure mi è piaciuto la parte della motorizzazione con i bradipi, che è stato troppo bello. Vabbè. L'avevano fatto vedere pure nel trailer, quindi già la conoscevo, però mi ha fatto morire. Ah, ma c'avevo con la pancia in mano e ridevo solo io. Eravamo qua in camera
sul letto di mia sorella, eravamo io, mio fidanzato e Amelie. E a un certo punto ridevo come una fossennata. Stupendissimo. E questo è le novità al cinema. Ah, dobbiamo andarci a vedere Inferno, perché io ho visto sia, ovviamente, io non sono una lettrice, però ho visto, come si chiama il primo? Il Codice da Vinci. E poi ho visto Angeli e Demoni, quindi ovviamente sono curiosa di vedere il terzo film. Anche perché Robert Landon si chiama così il protagonista, non mi ricordo. Lo so che è una strisciata, però la vado a sfumare. La applico prima questi pennellini piccoli e poi vado a sfumare, per essere più precisa. Mi ricorda tanto, come si chiama? Indiana Jones, quindi un professore che adora si studiare. Adora si studiare, però poi è anche un uomo d'azione che riesce a tenere la pressione della problematica, diciamo così, dell'azione. Mi piace tanto. A me nei primi due mi sono piaciuti tanto. Non ho letto i libri, quindi non conosco il personaggio all'interno del libro, ma i due film mi sono piaciuti veramente molto e voglio andarmi a vedere assolutamente l'ultimo uscito. Quindi Inverno, sì, Inferno. Comunque, poi serie TV ci siamo, visto che ci siamo. Saprei iniziare una mamma per amica. Quest'estate mi sono fatta la scorpacciata, ho recuperato tutto. Io l'avevo già visto sia in TV quando lo davano in Mediaset, che qualche anno fa pure mi feci una full immersion di diversi mesi seduta sulla poltrona a vedermi Una mamma per amica, perché è uno dei miei telefilm preferiti, lo adoro. Adoro come parlano, il modo spiritoso che hanno, è troppo bello, troppo, troppo bello. Quindi appena ho saputo che stavano girando questa serie nuova, ho fatto no, mi devo recuperare il tutto, così arrivo preparata, come capito con X-Files. Arrivo preparata al grande evento. Quindi non vedo l'ora che inizi Una mamma per amica. Sono elettrizzatissima. Madonna. Ho visto l'ultimo trailer, vi giuro stavo per piangere. Me l'ha inviato una mia amica su WhatsApp e io stavo là. Quanto inizia? Ti prego, non ce la faccio più ad aspettare. Che poi pensavo. La figlia ora dovrebbe avere la stessa età della mamma nella prima stagione. Perché Rory, no Lori, Rory nella prima stagione compie 16 anni, quindi ha 15 quando inizia, praticamente anche se c'è un errore nella prima, mi ricordo che nella prima puntata, che poi sarebbe la puntata pilota, la mamma dice che ha 16 anni, poi invece nella prima stagione le fanno fare il compleanno dei 16 anni. Quindi se Lorelai l'ha avuta a 16 anni, anzi ora Rory dovrebbe essere anche più vecchia rispetto alla Lorelai della prima stagione. Oddio, troppo bello, troppo bello, troppo bello. Che devo fare? Le sopracciglia. Mi perdo i pezzi, dove stavano le sopracciglia? Quindi non vedo l'ora. E mi sono fatta quel recuperone. Poi ho recuperato, perché me l'ero persa per via, Grimm. Sono arrivata alla quinta stagione. Aspetto l'ultima stagione per pronunciarmi. Le prime mi sono piaciute molto. La storia della quinta non mi ha fatto impazzire. Anche perché io speravo che la fidanzata di Nick ritornasse normale, si rimettesse con Nick. Se lo volete vedere, perché questa cosa non sbaglio, non è andata ancora in chiaro in Italia, skippate avanti, perché io ne devo parlare. Poi il fatto che Nick si sia messo con la strega antipatica bionda che mi sta sulle scatole non mi è piaciuto per niente. Ok che ha avuto un figlio, tutto quello che vuoi. Controllo un attimo le capacità. Però no, poi ti innamori pure.
No, queste sopracciglia non mi piacciono oggi. Poi, Fear the Walking Dead. Ah, ok, parliamo della prima stagione e poi andiamo avanti. Allora, la prima stagione è iniziata con tutti i crismi giusti. Mi aveva preso le prime puntate specialmente, il fatto che dovevano affrontare una realtà differente. La prima puntata, anche la seconda, stupende. Veramente avevi l'ansia perché tu sapevi cosa stava per succedere, perché tu conosci come funzionano queste cose con gli zombie, che all'inizio nessuno sa e nessuno capisce. E quindi quando vedi che loro si mettono nei guai e potrebbero essere mangiati dagli zombie, inizi a urlare: deficienti, dove cavolo andate? Non vi avvicinate. Quindi le prime due puntate della prima stagione mi sono piaciute tantissimo, veramente ero là, le volevo vedere, ero contenta di stare là a vedermele. Se non sbaglio, dalla terza puntata in poi della prima stagione sono passati che l'esercito ovviamente stava cercando di aiutare i superstiti, aveva liberato una zona e quindi c'erano chi già abitava in quella zona, ov ovviamente rimaneva là. E poi c'erano gli sfollati delle altre zone della città, scusate, mi devo allungare per prendere le mollettine, che erano stati accompagnati in questa zona protetta. Oh mio Dio, scusate, pettine. Ok, ci sta. Me l'aspettavo meno veloce su questa parte, speravo più in oddio, avrei voluto tipo la prima puntata come un film sugli zombie, sull'inizio dell'epidemia zombie, molto più lento, che spiegasse come queste persone sopravvissute ricominciassero ad avere una vita. Vedere il cambiamento psicologico da ok, la mia vita è questa, è tutta bella programmata, è successo il patatrac, il finimondo veramente. Ups, mi sono caduto un po' di capelli. Ok, ora vediamo come dobbiamo fare, capiamo che cos'è e come dobbiamo fare. Invece già la terza puntata c'era il governo, quindi l'esercito che aveva preso sotto controllo, aveva sistemato il tutto facendo questa zona sicura. No, mi aspettavo qualcosa di meglio. Io poi mi affeziono alle serie, anche se mi iniziano a deludere, io continuo a vederle. Quindi sono andata avanti. È la prima stagione. No. Ah, volevo far vedere i capelli. Questo è quello che mi ha fatto Valerio, l'ultimo parrucchiere. Allora, praticamente quando sono uscita da quell'altro, questa parte qua era piena, piena, erano i capelli vecchi, lei che non mi aveva proprio toccato. Invece poi me li ha sistemati un po' meglio. Voi considerate che ieri io l'ho asciugati alla bene e meglio. No, ho soltanto tirato leggermente la ciocca laterale, però praticamente si mettono a posto da soli. No, no, non tradirò mai più Valerio. Non si fa, non si fa. Poi mi sono vista anche la seconda stagione. La seconda stagione è iniziata relativamente bene. Sta cosa dei sì, morti però ci aiutano, non dobbiamo temerli, non li dobbiamo uccidere. Già non mi piaceva in The Walking Dead con come si chiamava? Il papà di Maggie. Non mi ricordo. Che poi capisce che è un errore madornale tenere i morti rinchiusi nella speranza che un giorno ritornino normale. Aspetta, mi serve una ciocca avanti. Trovate. E già quella cosa non mi piaceva. Il personaggio di Nick mi piace molto, l'ex tossico, ora enomane, non mi ricordo. Poi questa cosa che hanno capito
Ok, c'era anche in The Walking Dead che se ti bagni del sangue degli zombie, loro non ti riescono a vedere, tu ci cammini a fianco, se tranquillo, tranquillo. Ok, utilizzalo una volta ogni tanto. Cerca di sopravvivere, cerca di fare qualcosa, però non la mettere sempre in mezzo questa cosa. In The Walking Dead non è sempre presente questa cosa che loro si bagnano, anzi cercano di trovarsi un luogo sicuro dove rimanere, dove ricreare una vita sociale. E quindi non mi è piaciuto. Potevano allungare molto di più la parte in cui entrano all'interno di quel grande albergo e cercano di costruire una vita sociale all'interno. Potevano allungarla di più, non voglio dire che si facevano tutta la serie, ma quasi, perché comunque ho un lavoro psicologico che fai sui personaggi. Se lo sette non mi piace, ci metto un po' di burro di cacao, scusate, è caduto tutto, anzi olio. Ok, e quindi la seconda stagione non mi ha fatto impazzire, però so che continuerò a vedere perché poi, come ho detto prima, mi affeziono, mi allungo per prendere le mie ciambrosaglie qua fuori. Mi piace avere un contatto prolungato con i personaggi, mi affeziono molto. E questo è lei. Poi The Walking Dead è ricominciata la sesta? Perso il conto. Comunque il nuovo personaggio è di una crudeltà immonda. Non si fa! Cioè, tu già vivi in un'era in cui avere un rapporto sociale con una persona è difficile perché quella la mangia. Poi che fai? Con gli altri umani ti comporti di merda invece di collaborare. E poi che fai? Se non avete ancora visto la prima puntata, io dopo mi vedo la seconda. Skippate. Perché so di fare lo spoiler, anche se ormai lo sanno tutti quanti. Mi uccidi Glenn. Non mi puoi uccidere Glenn. Quella povera disgraziata di Maggie ha perso la sorella, ha perso il papà, ma pure il marito. Ed è anche incinta. No! Non ce la posso fare. Poi si chiama Maggie. No, non si fa. Come il film con Arnold Schwarzenegger, sempre sugli zombie, che la figlia in inglese è Maggie il titolo del film, in italiano. Mi ricordo. Comunque metto il quarzo rosa grezzo oggi. Adoro questo ciondolo. Ci entra senza che mi strozzo? Sì. Comunque quel film pure mi ha fatto piangere. Ogni volta Maggie, Maggie, le margherite. Io così, no, ti prego, basta, non riesco a resistere. Oh, non ce la facevo proprio. E questo è lei. Ho qualche altra novità? No, forse mi comincio a vedere. Xena, ho trovato le puntate. Ho visto Spartacus, eppure mi è piaciuta, magari ne parliamo nel prossimo video perché ormai sono pronta, sto chiacchierando, non so, probabilmente da 40 minuti. Io vi mando un grosso bacio e vado a registrare un altro video. Ciao! In gamba!